della vostra famiglia, la storia della vostra azienda, quando ho cominciato a fare vino e i vari passaggi. Dunque, la storia dell'azienda parte da lontano nel 1860, quando appunto Giovanni Grizzati, già in un foglio, diciamo, presente al nostro importatore storico in Svizzera negli anni 60, che era il Kinchin, avevano proprio verificato che già importava vino dalla Valtellina. Però si parlava di vino chiaramente sfuso. Sfuso. Okay. E questo proprio nel 1860, quindi l'azienda in questo momento gestita dal nonno Guido e dal bisnonno Arturo, nel 1960, ecco, sbagliato di un centinaio di 100 anni, festeggiò i 100 anni proprio per il fatto che era stato trovato questo documento. Il nonno Guido è stato colui che ha fatto diventare l'azienda Pelizzati molto, molto grossa, la più grossa in Valtellina. Comunque negli anni 60 addirittura eravamo più grossi di Nino Negri, erano i due colossi con Enologica un po'. Ecco, però parliamo di quegli anni, quindi anni 60, quindi voi avevate già a quel punto delle bottiglie. Sì. Okay. E noi poi abbiamo cominciato comunque a imbottigliare già comunque all'inizio comunque del 1900 sicuramente, perché diciamo nonno Guido è quello che ha fatto fare la crescita anche commerciale forte all'azienda, lavorando tantissimo anche su mercati esteri. Avevamo importatori dedicati in Australia nel 64. Ai tempi l'azienda si chiamava Arturo Pelizzati, e dal nome del bisnonno che l'aveva regolarizzata, perché il bisnonno Giovanni, appunto, il bisnonno Arturo si era nel frattempo invecchiando, allontanato dall'azienda. Nonno Guido era stato affiancato dal 61 da papà Arturo, che comunque aveva anche la passione dei rally, quindi i primi anni era poco presente in azienda, nel senso che privilegiava le corse in macchina. Non l'avrei mai detto. Sì. Beh, l'ho conosciuto poco il papà, però non avrei mai pensato. Non so quante coppe Valtellina con il nostro zio Bruno, il fratello di nostra mamma. E lui è venuto in azienda dal 61, e comunque era l'unico figlio poi del nonno Arturo, che diciamo del nonno Guido, che metteva, diciamo, il naso fondamentalmente in azienda. Papà aveva comunque tre sorelle, una più piccola, i due più grandi, che purtroppo poi nel 70, quando il nonno Guido si è ammalato, era stato diagnosticato un tumore. Diciamo che nelle dinamiche familiari nonno Guido si era accorto che se fosse andata avanti l'azienda come Arturo, avrebbe avuto problemi con le sorelle, perché pur avendo fatto già la società al 50 con il papà, proprio per evitare questo smembramento poi dell'azienda, nel momento in cui Nino Negri era già stata venduta a questo grosso gruppo Weinfood, che era un gruppo svizzero-americano, che stava acquistando poi le varie cantine in Italia, tra la Mellini, la Carissano, c'era questa possibilità perché volevano acquistare anche noi, e non ho convinto il papà ad accettare di vendere, per evitare di trovarsi appunto a dover dividere poi una società con le sorelle. Per fortuna i vigneti non sono stati venduti, ma solo divisi tra fratelli e sorelle. Cioè, aveva convinto tuo padre a vendere appunto l'azienda. A vendere l'azienda, esattamente, questo nel 73. In un primo momento papà doveva rimanere, e quindi poi papà di questa cosa si rodeva tantissimo, perché cioè, era la sua passione, e soprattutto voleva dimostrare che lui era perfettamente in grado di gestire la sua azienda.
Quindi, diciamo, scaduto poi il termine dei 9 anni di contratto per cui erano stati dati in conduzione i vigneti a questa nuova società, papà è riuscito a riavere la sua parte di vigneti, di mettere mano alla sua parte di vigneti. Nel frattempo erano proprio anni in cui veramente in vigna si investiva pochissimo, perché comunque Quindi è ritornato ad essere, ad avere i suoi vigneti in gestione in che anni? di fatto nell'83. Ecco, ma quindi la prima etichetta Arpepe nasce nel... Nasce come vendemmia appunto Rocerosa 84 ed esce in commercio di fatto nel 90. E quindi appunto poi papà alla parte alla produzione, la mamma nel frattempo ha detto vado io a vendere e si è messa le prime bottiglie di Roce Rosse le ha proprio portate in giro lei in Engadina a riprendere un po' clienti magari anche storici. E quindi voi, per concludere, siete entrati in che anni? Io nel 2001, ufficialmente. Io poi sì, a fine 2002, poi di fatto Arrivando però da esperienze diverse completamente perché diverse. la cosa bella è che papà non ci ha messo fretta nell'entrare in azienda, ma ci ha lasciato crescere, ci ha lasciato fare le nostre esperienze di studi, di lavoro anche. Per esempio, appunto, anch'io ho studiato a Milano, poi a Piacenza, poi ho lavorato in Piemonte per 4 anni e poi sono nel mondo rientrata del vino, nel sì. mondo del vino, sì. In realtà ho lavorato per la Cinzano, che già faceva parte di United Distillers and Vintners e poi Diageo, quindi comunque nel numero uno al mondo per quantità di produzione, diciamo, alcolica nel Sì, che è mondo. curioso, nel senso che Sì. pensando alla vostra azienda, È direi che. stato molto formativo proprio da un punto di vista anche di marketing e di comunicazione, per quanto poi io seguissi soprattutto ricerca e sviluppo di nuove. La musica cosa c'entra tutto questo? Ma io di fatto, siccome col papà ho sempre avuto un rapporto abbastanza Conflittuale. battagliero, di fatto io da piccolo, e questo si ricorda bene, Maule me lo dice sempre, un giorno che era a casa, abbastanza amici con papà, io dal piano di sopra dico a papà, non farò mai quel lavoro di merda. Qua dovrò mettere un beep, devo dire. Esatto. Sì, però no, La musica, infatti, la è musica castrato. fagocitava tutto il resto quando lavoravo come geometra. E quindi la passione, tutti i fine settimana, ero via o a provare No, o a è perché mi suonare. interessa questa dimensione della musica. Hai visto anche sulla pagina Facebook che c'è sempre il buongiorno di musica e cerchiamo di spaziare. E allora mi interessa sempre per cercare di collocare l'azienda Arpepe. Secondo me nella sua reale dimensione Bellissimo. attuale, Ma infatti per dire era che benissimo prevede che anche delle cose. infatti quando specialmente anche il primo periodo in cui appunto perché diciamo io poi appunto esco dal lavoro con mio zio proprio perché non vedo che più vado avanti e meno mi appassiona perché poi avviene questa cosa di papà che lo devono operare urgentemente quindi entro un attimo per dare una mano, senza l'idea però di dire poi mi fermo in azienda e poi in realtà, come dire, la passione per il vino è uscita fuori pian pianino, anche se nel momento in cui sono entrato in azienda, appunto, probabilmente la musica aveva raggiunto il suo apice Ma quindi è una parte amatoriale o professionale quella della musica? No, sempre, sempre, comunque amatoriale, però diciamo che nel 2002 è stato anche il momento in cui ero entrato in questo gruppo a Milano, avevamo fatto un CD, comunque c'erano le prove, tutte le prove settimanali, quindi dovermi fare ogni volta su Andrea Milano tutte le settimane per provare, in più comunque qualche concerto in Come giro lo ru facevamo, ruolo di? chitarrista, chitarra Ok. e quindi poi in quel momento lì, anche forse il primo momento poi che ero qua in azienda, sicuramente la musica mi assorbiva almeno per l'80%
Però adesso per concludere devi dire che musica. Hardcore punk. Ok, penso che possa bastare.